Buonasera, ciao Cesar. Buonasera, ben incontrati tutti quanti. Buonasera Buonasera a Alessandro, tutti. Cesar, Carlo. Buonasera, salve. Benvenuti e aspettiamo che si colleghino alcuni spettatori. Abbiamo appena proprio aperto la diretta Facebook e la trasmissione, quindi abbiamo ancora un paio di minuti di chiacchierata tra di noi. Allora, innanzitutto volevo ringraziare le persone che si stanno collegando su Facebook e che si collegheranno anche direttamente qui sulla piattaforma di Zoom. Rispetto alla riunione scorsa, prendo subito spunto da alcune cose che non voglio fare in maniera un po' differente, ovvero lasciare uno spazio possibile per le domande, per l'intervento delle persone dal pubblico. E mi hanno chiesto anche di mostrare il video che Cesar ha realizzato per la mostra No Placement qui in galleria, quindi a fine della trasmissione volevo mostrarlo, visto che ne avevamo parlato tanto nella scorsa riunione. Saluto innanzitutto Cesar e lo ringrazio di aver organizzato insieme a me questo incontro e questo momento anche di confronto su un tema che secondo me è estremamente interessante e attuale del futuro in cui siamo entrati. Proprio per questo l'abbiamo intitolato Oltre il futuro, perché Siamo entrati in una dimensione, in uno spazio molto differente. Prima di tutto però presento Cesar Meneghetti, che è un artista che è stato definito da Simonetta Lux come artista nomade, ed è molto particolare il fatto che in questo momento in cui il viaggio è totalmente impedito dalla pandemia, lui come artista nomade è un ex artista nomade in questo momento, si collega da San Paolo e noi stiamo tra Roma, Venezia, San Paolo. È bello trovarsi in uno spazio che riesce così a distruggere le distanze e ci permette di interloquire insieme. Lui ha studiato a Londra e oltre al liceo a San Paolo, poi nel Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, nella sua carriera importanti esposizioni alla 51esima, alla 55esima Biennale di Venezia, ha esposto un progetto al Maxi, Io è un altro, in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio, le persone disabili della comunità e tutta la comunità che ne è stata promotrice. Ha vinto premi e mostre, ha eseguito mostre in tutto il mondo e appunto ha questo momento di segregazione quasi a casa a San Paolo. No, per fortuna lo vediamo che sta piuttosto bene, ma sicuramente la pandemia ha molto colpito la sua creatività in questo periodo. Alessandro Zuccari è tra i promotori dei laboratori d'arte della comunità di Sant'Egidio, è ordinario di storia dell'arte moderna alla Sapienza di Roma, e socio dell'Accademia dei Licei. La sua vasta produzione scientifica copre soprattutto il periodo dal 400 al 700 e ha realizzato, curato e promosso importanti studi scientifici soprattutto sul Caravaggio e come presidente del Comitato Nazionale per l'Angelico, ha promosso degli studi scientifici interessantissimi sul Beato Angelico. Buonasera. Elisabetta Padifiglio. Ciao Elisabetta. State? Ciao. Ciao. Sei arrivata nel momento della presentazione dei vari relatori e quindi approfitto subito che sei qui per raccontare velocemente due cose di te. Tu sei regista e autrice che ha realizzato e diretto
Leggevo nella tua biografia, lavori tra finzione e realtà. È molto interessante in questo momento in cui siamo particolarmente virtuali questo rapporto tra finzione e realtà. E hai ottenuto tre nastri d'argento come premi e molti premi con questi tuoi lavori. Un impegno sociale molto importante, e ci tengo a sottolineare che sei tra le fondatrici del Telefono Rosa. Oltre a questo, come autrice hai pubblicato romanzi, racconti, saggi, inchieste sulla condizione femminile e sul disagio sociale. Quindi questo è un po' una brevissima introduzione del tuo contributo. Carlo Sala, ancora ciao Carlo, docente al Master allo UAV in fotografia, critico e curatore, direttore artistico del Festival di Fotografia di Padova, curi il premio Fabbri per le arti contemporanee e il Festival F4 di fotografia, un'idea di fotografia. Hai curato molte mostre, tra cui la 12ª Biennale di Architettura e progetti al MUFOCO, al MART, quindi un'intensa attività. E adesso recentemente parlavamo proprio prima del collegamento pubblico dell'ultima mostra Dana e Revisited, molto interessante, mostra nata e curata in maniera particolare in questo anno di pandemia, in cui il rapporto anche di con gli artisti come curatore è stato totalmente stravolto. Allora, giusto per introdurre velocemente il tema e quello, la differenza con il tema che abbiamo svolto nel nostro primo incontro con Lella Galdo il secondo incontro pone particolare confronto rispetto al quello che è il disvelamento iniziale, che è stato secondo me è apparso a tutti quanti con questo periodo di pandemia, ovvero c'è stata un'abitudine differente agli spazi virtuali e ai rapporti sociali mediati attraverso gli schermi, attraverso questi spazi che erano totalmente inediti per la maggior parte delle persone. La stessa istruzione o il telelavoro sono diventate degli spazi che sono diventati abituali per molti di noi. Questo ha portato a una dimensione differente e secondo me ha svelato come lo spirito del tempo sia questa dematerializzazione della realtà e l'introduzione di una virtualità, di un corpo virtuale per le persone, ma anche di uno spazio virtuale per i rapporti. E tutto questo non è privo di problematiche. Parlavo l'altro giorno con un mio amico che ha dei figli piccoli che hanno ormai prediligono ad esempio la didattica a distanza e questa forma di isolamento, che è anche in qualche maniera un guscio protettivo. È molto interessante, perché io vedo nei giovanissimi spesso una cartina di tornasole di quello che è una sensibilità che per noi può essere un po' più ovattata, ma i giovani lo percepiscono in maniera più forte e immediata. Ci sono stati tanti problemi, come ad esempio si parla adesso anche del diritto alla disconnessione, oppure come accennavo prima presentando Elisabetta, questa perdita di senso della realtà, ma anche una frammentazione individualistica, perché ognuno sta in fondo nella sua dimensione casalinga. E in qualche maniera la capacità di raffrontarsi con l'altro avviene sempre con delle barricate che noi dobbiamo cercare il più possibile di scavalcare, evidentemente. C'è anche un tema molto interessante che spesso Carlo Sala ha affrontato, ovvero la sovraesposizione delle immagini continue attraverso
il web e che è forse una delle tematiche di fondo dell'opera No Placement di Cesar Meneghetti ultima. E tutto questo affacciarsi in un momento in cui questo futuro si è realizzato pienamente ha portato a un disorientamento. Disorientamento in qualche maniera credo abbia promosso proprio un tentativo di guardare poi e di rivolgere il proprio sguardo al passato, alla tradizione in un certo modo. E in questo incontro vorrei proprio parlare di questo rapporto tra l'arte moderna e l'arte contemporanea, oppure l'arte che adesso molti artisti riescono ancora a portare avanti tra digitale e arte fisica e tecniche tradizionali anche. Ma non è uno sguardo rivolto al passato dal punto di vista solamente di un tentativo di cercare un senso, ma è anche proprio un riannodare i fili e trovare una dimensione differente per gli artisti. Adesso, scusate l'introduzione, forse mi sono dilungato un po' troppo, volevo chiedere a Carlo e a Cesar di accendere i propri microfoni e volevo iniziare con Cesar Meneghetti chiedendogli proprio in questo rapporto con il passato, quali sono per te gli artisti che sono stati importanti? La volta scorsa mi hai parlato di filosofi e pensatori come fonte di ispirazione per il tuo pensiero. Adesso vorrei sapere quali sono gli artisti che del passato ti hanno maggiormente influenzato e che reputi attuali in particolar modo in questo periodo post-pandemico. No, forse l'artista che sono più che vedo oggi col passare del tempo, che è una delle persone che ha più influenzato l'arte in questo secolo, è Joseph Beuys. Perché lui, oltre all'arte, adesso pure si è inaugurato in Italia, nella tenuta Durini, della Contessa Durini, un museo a Beuys, un mese fa, a rivedere il suo lavoro, visto quanto lui ha creato un ponte tra la realtà e le altre cose come la politica, l'ambiente e altre sensibilità. E in passato ci stanno altri che erano... Per No Placements, ad esempio, a me mi piaceva molto l'astratto e lo No Placement praticamente forse riprende un po' di questa scuola di astrazionismo, perché lui, questo lavoro, questa mostra viene da questo nostro parlare, no? Perché noi dovevamo fare una mostra alla galleria ad ottobre forse dell'anno scorso, e grazie alla pandemia io e Federico abbiamo parlato su varie possibilità, e un giorno verso gennaio-febbraio di quest'anno lui mi viene con questa sfida. Dice: proviamo a fare così via web, parliamo, facciamo una cosa anche 3D. E lì ho detto subito di sì, abbiamo cominciato a fare. Ma non avevo un lavoro nuovo, specialmente perché il mio passato era legato anche ai confini, a attraversamenti, a viaggi,
a incontrare la gente, la memoria. E nel nostro parlare abbiamo visto quanto è importante che sia artisti, registi, scrittori, intellettuali, le persone pensino un mondo diverso da quello che stiamo vivendo, no? Perché sì, No Placement, a vederlo, tu farai vedere il video, a vederlo è abbastanza, sì, distopico, perché io ho fatto dopo quasi un anno di lockdown a San Paolo in Brasile, in questa situazione politica assurda, dove qui c'è un distacco, dove la dignità dell'essere umano è l'assurdo nel opprimere l'altro, è così, è diventato così l'ordine del giorno che la gente non si indigna più, non c'è più indignazione, non c'è più niente. È lavoro, è una rivisitazione, però aggiungendo altre città, di un lavoro che ho fatto nel 2011, che è stato un premio della Funarte, che si chiamava Displacements, che era di spiazzamenti per quattro città del mondo: Niamey, Venezia, Recife e Hong Kong. Poi ho aggiunto, era un in Africa, un in Asia, un in America e in Europa. E ho aggiunto ancora altre città a te, venire a quasi una cosa astratta, non si capisce niente, ci sono dei rumori, e io ho visto, mentre facevo, percepito solo dopo, che questo praticamente la fotografia, il fotogramma, la polaroid di quello che stiamo vivendo adesso, dove abbiamo tanta informazione bombardata da tutti quanti lati, specialmente in questo paese dove il presidente dice di prendere la clorochina, 30% della popolazione ancora lo sostiene, e i medici dicono il contrario, c'è un altro, è veramente l'informazione, gli WhatsApp, le reti, l'internet è diventato un'arma a doppio taglio qua. Però io volevo fare forse con questo piccolo video di 10 minuti, che è una specie di avvertimento, no? Per quello che stiamo succedendo, perché io sia con Alessandro, con Elisabetta e con Carlo abbiamo fatto, io con Alessandro abbiamo fatto tutta la serie Io e un altro, con Elisabetta abbiamo fatto una serie di documentari, di docufiction, tra cui c'è pure uno qua, Senza Terra, del 2001, che parla su immigrazione, su un mondo nuovo. Con Carlo abbiamo parlato di un lavoro sulla memoria dei miei antenati in Veneto, che era Beloved Ones 2, che è stato visto in galleria nel 2018. Perciò sono lavori che vogliono costruire qualcosa, vogliono immaginare, sì, partire dal passato per immaginare un futuro possibile, migliore, sostenibile, specialmente in Io e un altro, che abbiamo lavorato con varie persone che frequentano disabili mentali, la maggioranza, ma non solo, che frequentano i 9 laboratori d'arte della comunità di Sant'Egidio. Per me è stato un incontro fondamentale nel 2011, dove praticamente l'artista egoico, l'artista vanitoso e tutta questa cosa, non c'era spazio per essere un'altra cosa che non veritiero, che non... E io mi sono trasformato molto con questo lavoro, e da questo momento ho cominciato a pensare che solo i lavori non valgono, dobbiamo fare qualcosa che coinvolge anche tutta la società in modo di trasformare qualcosa. Perché dico questo? Tra un po' chiudo. Perché oggi, no? Cioè, pure David Harvey, che parla nel suo libro 17 contraddizioni alla fine del capitalismo,
ci sono persone che credono che questo sistema andrà a finire, questa che stiamo vivendo sarà l'ultima grande crisi. Io non ne sono sicuro, però nel 2018 l'Oxfam ha fatto un sondaggio che diceva che nei 12 mesi del 2018 hanno vinto i miliardari del mondo hanno diventati più ricchi in 762 miliardi. Questo denaro sarebbe sufficiente per finire la povertà nel mondo 7 volte. Quando ero piccolo io ascoltavo che la tecnologia, i robot, le cose servirebbero per farci vivere una vita migliore, no? E oggi questa vita, la possibilità tecnologica, scientifica esiste, ma non esiste una volontà, non solo politica, ma dell'essere umano, perché siamo imbrigliati, siamo legati in questa gabbia che nell'ultimo webinar ho citato del realismo capitalista, di un'ideologia che ci dice che questo è il da fare, non c'è niente altro. There is no other way, come diceva la Margaret Thatcher. E questo non è vero. E io credo che è tarefa, funzione degli artisti, dei pensatori, delle persone che cercano a vedere al di là, provare a rompere questa gabbia di vetro invisibile, ma che è dentro di noi stessi, è dentro di me, sicuramente. Per esempio, nei lavori, in questi lavori che dicono che sono lavori non solo estetici, unici, ma sono percorsi, sono incontri con persone. Con Elisabetta abbiamo parlato con giocatori di calcio che sono andati a giocare nel Fiorenzuola, oppure con motoboys nel Sud America, qui a San Paolo, dove morivano all'epoca uno al giorno. Con K-Lab abbiamo fatto, siamo andati in Africa a vedere le campesinas che hanno riflorestato tutta un'area e hanno piantato 25 milioni di alberi in 2 decadi, e abbiamo visto il deserto essere di nuovo un posticino piantabile con una tecnica che ha messo a punto la cooperazione italiana, che purtroppo è stato abbandonato questo progetto. Allora, io credo che sarebbe possibile, allora tocca forse agli artisti, no? Molte ideologie, molte cose hanno fallito, no? Dove pensavamo, dove... Allora, non lo so, l'arte rimane questo ultimo, credo, nervo scoperto, dove possiamo dire e magari anche immaginare e trasformare un futuro creando qualcosa di nuovo, partendo di noi, dalla nostra potenza creativa, non solo degli artisti, ma di tutti gli esseri umani, no? Perché, come Beuys diceva, no, siamo tutti gli esseri umani, e dico di più, forse anche il museo è il mondo è il nostro museo. Perciò adesso chiudo qua e poi... E non volevo fare un discorso, un monologo. No, si collega molto all'idea che era emersa nel nostro scorso incontro di neumanesimo, non post-human, appunto, come diceva Lella Antinozzi e Luisa Galdo anche, ma un'arte sempre più incentrata sull'essere umano, insomma. E non solo, in qualche maniera un'idea molto del passato, ma attualizzata evidentemente. Sì, un'arte, dobbiamo fare una politica incentrata all'essere umano, non solo al profitto spietato. No? Tutto dovrebbe essere rivolto al essere umano e alle nostre voglia di non essere brutti, cercare conoscenza, no? Certo.
questo punto mi viene una domanda da fare ad Alessandro Zuccari, proprio in virtù di questo rapporto tra il passato e il futuro, saltando in qualche maniera a pie pari il presente. Ma in Italia in particolar modo abbiamo un rapporto con l'arte del passato che è importante, perché abbiamo un patrimonio culturale artistico con cui è difficile mettersi a confronto. In più le avanguardie hanno portato una rottura di quel concetto di bellezza intuitiva come espressa come armonia in qualche modo, e recentemente c'è stata quasi un'ipertrofia della critica e del concettuale che hanno quasi creato una frattura tra l'arte e il pubblico. Secondo me questa frattura è stata poi quella che in qualche maniera rende importante per gli artisti il trovare una propria collocazione e rende importante riannodare i fili con il passato. Abbiamo citato un'idea, seppur vaga, di neoumanesimo, ma secondo te, Alessandro, qual è il possibile percorso che un artista in questo momento può intraprendere per rappresentare il presente, ma tenendo in qualche maniera un legame con l'arte del passato, specie in Italia? Aspetta un attimo che ti chiedo di accendere il microfono. Grazie, avevo spento per non interferire. Sì, grazie dell'invito, grazie Federico per questa domanda, a cui naturalmente non posso dare una risposta perché non ho una ricetta, per fortuna. Come César non ha ricette, e non avere ricette in questo momento è molto importante. Ci siamo resi conto che le ricette del passato non funzionano. E tra l'altro anche le cose che César ci ha detto mostrano il cambiamento rapido che si sta attuando, che ci chiede di interrogarci, di ascoltare e di avere una visione sul futuro. Dico queste cose come premessa, essendo stato compagno di César per anni, condividendo due cose fondamentali. Ascoltare, quindi comprendere la realtà fuori dalle precomprensioni, dagli schemi, direttamente, personalmente, e ho sempre apprezzato in César la differenza con tanti suoi colleghi artisti che lui ha, come dire, definito tentati dalla vanità e dall'egotismo. Cioè c'è un narcisismo nell'artista che è noto, è un fatto storico, non è certo una novità, e non è questo il problema. Il problema è come superarlo, quindi non è il dato di partenza. E César accetta di cambiare. Questo è un dato fondamentale che tra l'altro ci accomuna, perché cambiare vuol dire anche interrogarsi su cosa possiamo fare per il futuro. Le nostre energie non sono bloccate al presente, ma anzi crescono. La creatività è anche questa. Fatta questa premessa, io trovo nell'opera di César un grande riflesso dell'arte del passato, perché César è un artista colto. Il problema non è tornare al citazionismo, non è tornare, come dire, a motivi di ispirazione, perché oggi la complessità ci sollecita in tante direzioni. E come stavi dicendo anche tu, inserire le espressioni artistiche più diverse attraverso i media più diversi, l'arte in un filone umanistico. Vogliamo chiamarlo neumanistico? Ma secondo me non c'è nemmeno bisogno del neo. È un umanesimo che ha avuto una sua grande consapevolezza nel 4 e nel 500, ma che continua.
Io da storico dico l'umanismo non è mai finito. Non, questa periodizzazione deve tener conto di uno sviluppo particolare, ma l'umanismo, noi siamo figli dell'umanismo, di un umanismo che affonda, che ha le radici nel mondo classico, eccetera. Tutto questo non deve essere evidente, non deve essere, come dire, per forza di cose esplicitato, deve essere invece vissuto e comunicato. Adesso vengo al punto. In un tempo di democratizzazione dell'arte, vogliamo chiamarla così, in cui tutti possono fare arte, in cui i mezzi, tutti i mezzi sono possibili e legittimi, bisogna però che l'arte non sia un esercizio fine a se stesso. Cosa deve fare l'arte? Deve cambiare la realtà. Esagerato? Io penso che è un obiettivo che invece si deve tenere presente. Trasformare, diceva, trasformare la società. L'esperienza fatta con César nel laboratorio d'arte di Sant'Egidio è esattamente questo: andare nelle periferie, nelle grandi periferie cosiddette degradate, e far emergere le risorse nascoste delle persone, della collettività, di un ambiente che viene stigmatizzato come degradato, esterno, perché il mondo che conta, conta perché ha i mezzi, ma noi abbiamo imparato, abbiamo capito che conta chi esce dall'irrilevanza ed è protagonista di un cambiamento. E qui c'è il senso di un contare insieme, di una collettività, di un noi. Sigmund Bauman, il grande filosofo, politologo di origine polacca, parlava di superamento dell'antinomia noi-loro, che sembra una dimensione assurda, paradossale, ma in realtà questa è davvero nella prospettiva di una globalizzazione unitiva e non di una globalizzazione nella quale le diseguaglianze aumentano e schiacciano sempre di più i marginali. L'arte si deve inserire in questi interstizi, e può farlo, come peraltro fa César. Allora, venendo alla mostra, io sono rimasto colpito dalle cose che César ha esposto e ho cercato di capire il filo rosso che l'ha condotto. Ho ripensato al passato, appunto alla sua vita da nomade, e ho colto, se posso dire, questa prospettiva: la luce oltre la nebbia. Perché parlo di questo? Perché in realtà la dimensione nebbiosa del lockdown, vale a dire questa dimensione indefinita, i luoghi non luoghi, gli spazi che non sono abitati o non sono percorsi, e ho notato in molte delle sue produzioni la consapevolezza di una dimensione magmatica, nebbiosa, indefinita, inquietante, ma sempre con delle prospettive luminose. E non è solo un fatto estetico, secondo me, è l'espressione di qualcosa di profondo, cioè cercare al di là, quindi oltre il futuro. Allora, io, per fare un altro collegamento col passato, non ho risposto, lo so Federico, ma non voglio fare una lezione universitaria su arte contemporanea e arte antica. Però c'è un fatto: se c'è una dimensione costante nell'arte, soprattutto in certi periodi, è quella di immaginare quello che non si vede. Cioè far vedere con l'immaginazione quello che è possibile, ma davanti ai miei occhi non ce l'ho. Le chiese barocche che aprono i soffitti e fanno entrare il cielo, il famoso oculo di Mantegna nella camera degli sposi che sfonda il soffitto e fa vedere il cielo dove si affacciano quegli amorini tanto graziosi, è proprio immaginare quello che non è presente.
vedere oltre l'apparenza, rendendola possibile, approssimandola. César fa questa operazione, naturalmente con il linguaggio, diciamo con i linguaggi attuali, non con il linguaggio di Mantegna. Il rapporto tra César e Mantegna è molto sottile, ma c'è, non nel senso che tu sei un neo-Mantegna, ma secondo me è quell'umanesimo lì, cioè quell'immaginare, ho citato Mantegna perché forse i soffitti barocchi delle chiese oggi non piacciono molto, sembrano ridondanti, no? Eppure hanno avuto una capacità di immaginazione strepitosa. Immaginarsi quattro continenti, immaginarsi le Indie quando ancora pochissimi le avevano viste, così voglio dire. Questa, che non è l'immaginazione al potere del 68, è qualcosa di più concreto. L'arte del Novecento è stata un'arte di rottura, ma non è più il tempo di rompere niente, perché è già tutto rotto. Adesso uso un'espressione forse un po' troppo radicale. È già tutto così frammentato e individualizzato che il problema oggi non è rompere, è immaginare e proporre. E questa mi sembra la linea nella quale César si è inserito. E capisco che non è una linea facile, perché in fondo è una linea politica, ma non è politica, è una linea sociale, ma non è sociale. Io infatti direi una linea umanistica, per questo uso questa categoria, che è però quella più che mi piace di più, quella più convincente. Certo, nell'umanesimo c'è politica, c'è impegno sociale, c'è trasformazione della realtà, quindi in questo senso io dico il rapporto tra passato e presente è soprattutto nella cultura che presiede all'operazione artistica. Questo mi sembra importante, infatti torno a quello che dicevo prima. César ascolta e riflette. Ascoltare la realtà e, come dire, interrogarsi sui grandi temi culturali del nostro tempo. Questo mi sembrano, diciamo, i due punti fermi da cui partire. E per concludere, e quindi non sommergervi di tante riflessioni che si potrebbero fare, perché in realtà poi vedendo le singole opere indubbiamente suscitano molte possibili riflessioni e reazioni. E in conclusione volevo dire questo. Questa dimensione propositiva, uso un termine molto pragmatico, questa dimensione propositiva parte da una visione soggettiva, ma ha l'ambizione di connettersi con le altre visioni e le altre proposte. Secondo me una virtù di César è proprio quella di non definirsi come il maestro come un tempo, e qui c'è la differenza con maestri del passato, che davano la linea, ma non è più il tempo dei grandi maestri che danno la linea e seguono poi gli allievi, gli emuli, eccetera. Oggi non è il problema dei grandi maestri, il problema è dei tanti artisti creativi che però sanno connettersi con la realtà e sanno connettersi in questo sforzo di immaginare il futuro e di prepararlo, perché davvero le diseguaglianze, le separazioni. Io sono rimasto impressionato che nella pandemia si è fermato tutto, ma la guerra non si è fermata. Questo significa qualcosa. La guerra non si è fermata, il potere dei signori della guerra e quindi anche del mercato delle armi, eccetera, eccetera, non si è fermato. Forse bisogna dire qualcosa anche su questo. E un messaggio subliminale, se mi permetti, César l'ho colto anche nelle opere esposte in questa bella mostra. Grazie. Grazie Alessandro. Credo che in realtà tu abbia risposto non come aspettavo alla mia domanda, ma in maniera molto interessante, e proprio questa, in pratica, se quello che ho colto è corretto, il legame con il passato non è un legame ovviamente di linguaggio o di forma, ma è un legame sostanziale
di idee, di concetti e di attitudine, di atteggiamento dell'artista di fronte alla creatività e a questa capacità di immaginare. Mi piace molto questo tuo punto di vista e ti ringrazio veramente perché lo trovo un contributo molto importante, specie nell'analisi delle ultime opere di César, che trovano in questa tua lettura uno spazio nuovo e un interessante punto di vista che non avevo, e quindi grazie di questa condivisione, di questo tuo intervento. Grazie a te. Passo la parola a Carlo Sala, che invece voglio semplicemente anche a lui porre una domanda o uno spunto, se vogliamo. Nella tua ultima mostra, Danae Revisited, in cui hai affrontato il tema del rapporto dell'arte tra passato e contemporaneo, hai svolto un lavoro molto interessante, sia che nasceva dall'acquisizione di quest'opera di Antonio Bellucci, ma facevi entrare quest'opera di Bellucci soprattutto dal punto di vista del mito, proponevi questa tematica a giovani artisti con cui hai collaborato. Giovani e meno giovani, c'erano già degli artisti emergenti che hanno collaborato alla mostra. È una mostra molto interessante che adesso è in corso e è visitabile presso la Fondazione Fabbri di Pieve di Solino. È molto interessante il percorso che ti ha portato a questa mostra e soprattutto la relazione che ha la critica, in questo caso, con la creatività degli artisti. Ci puoi raccontare come è nato e come soprattutto si è svolto questo progetto in relazione con i vari artisti? Beh, grazie dell'introduzione, Federico, e grazie di aver citato questo progetto espositivo che sto portando avanti, di cui spenderò solo una parola per introdurre in realtà, perché questo progetto ben rappresenta quello che è il mio pensiero di relazione per quel che concerne le immagini in una relazione tra contemporaneo e passato. Devo dire che, appunto, come tu hai già detto, con la scusa di un dipinto antico che la Fondazione Fabbri ha acquisito, un dipinto con un tema molto importante, perché è il mito di Dane, ho invitato 19 autori contemporanei a porsi una domanda retorica. Che significato ha oggi un tale mito? Perché una domanda retorica? Ma sgombro subito alcuni dubbi di questo progetto. Non è assolutamente un progetto che voleva avere alcuna forma di citazionismo, che è appena stato usato prima questa nozione. Non è un progetto che voleva guardare verso il passato, ma è un progetto che ha due, come dire, figure laterali, due grandi maestri alle nostre spalle, e adesso dirò chi sono questi due grandi maestri che ci hanno dato un modo di pensare le immagini e la relazione tra passato e presente, che ci hanno dato una lezione, e attraverso questa lezione i giovani artisti hanno voluto ridare una vita nuova al mito per spiegarci che quando noi guardiamo delle immagini, anche delle immagini del passato, perché noi ad oggi guardiamo un'immagine della mitologia, per esempio, generalmente tratta dalle Metamorfosi, tutte le immagini mitologiche come testo antico, le guardiamo sempre con un certo distacco, come un qualcosa di talvolta anche decorativo, come una sorta di passato congelato. Ecco, secondo me invece le immagini, bisogna essere capaci di ritrovare la complessità delle immagini antiche, perché nessuna immagine, anche se noi l'abbiamo cosiddetta istituzionalizzata nel tempo, perché noi nei processi storici, in noi curatori, la museografia spesso istituzionalizza il carattere sovversivo delle immagini, ma dobbiamo ricordarci, come diceva il grande John Berger, che non esistono immagini neutrali ed ogni immagine, anche in un tempo molto passato, è sempre stata lo specchio di una serie di istanze storico-sociali. Il professore ha detto di persone prima che tentano di immaginare ciò che non si vede, sono sempre state
stati delle sorte di passaggi anche per creare dei punti di rottura sociali. Quindi ho invitato tutta una serie di autori a guardare quello che oggi, se noi onestamente guardiamo con gli occhi di un uomo contemporaneo, perché c'è anche il problema della storicità dell'occhio, una Danae di Tiziano, per esempio, non ci appare un'immagine così forte, così conturbante, ma dobbiamo ricordarci che, per esempio, un mito come quello di Danae ci pone tutta una serie di questioni strettamente attuali. Ne faccio due, solo per capirci. Il denaro, la finanza, il rapporto tra il potere e il denaro, l'avidità, perché se noi conosciamo il mito di questa figura dove c'è questa bella giovane fanciulla nuda che viene fecondata da Zeus in forma di denaro, in alcune versioni dietro abbiamo una nutrice che invece di aiutarla, averne empatia, raccoglie le monete d'oro. Ma l'altro tema ancora più forte di un mito simile è il ruolo della donna. Che ruolo della donna ha nella nostra società? La Danae di Mabusa è una proto-Madonna, la Danae di Tiziano è un oggetto del desiderio. Quindi questo è solo un esempio per farci capire che oggi, in una società anche molto digitalizzata, dove la nostra fruizione è sempre velocissima delle immagini, dovremmo forse riuscire a ritrovare una complessità dello sguardo nel leggere e analizzare le immagini antiche, tanto quelle contemporanee. Ovviamente, Federico, quando ho iniziato a dirti chi sono i due maestri sopra le nostre spalle, erano due grandi teorici, storici dell'arte che tutti noi conosciamo, perché questa mostra è stata molto ispirata dal pensiero del grandissimo Abi Warburg e di una sorta di non allievo, ma che ne ha ripreso il pensiero, che è George D. Huberman. In particolare mi è molto interessato di Huberman, ne abbiamo spesso anche parlato in modo informale, proprio come il suo pensiero nei confronti delle immagini di ogni tempo ci dia un metodo di lettura. Cioè noi oggi abbiamo bisogno di una cassetta degli attrezzi, come dice Huberman, per poter sezionare le immagini. Noi le immagini le guardiamo in modo distaccato, svogliato, invece abbiamo bisogno di un bisturi con cui sezionarle e comprenderle. E Huberman dice una cosa che io cito spesso e mi piace da morire, è che le immagini sono degli oggetti sovradeterminati, cioè dentro hanno vari tempi, e mi è sempre piaciuta questa idea. Cioè se io guardo un'opera, per esempio, di César Meneghetti, che parla spesso di attualità e contemporaneità, ma anche di memoria, io penso che dentro alle sue immagini appunto ci siano tanti tempi. Huberman a volte dice che ci sono tutti i tempi, forse, questo non lo so, non arrivo a dire questo, però dentro una grande immagine c'è tutto un percorso di stratificazioni storiche che la rendono così complessa, ma al tempo stesso è contemporanea, è profondamente di questo tempo. Quello che, per legarmi a questa idea di futuro, stavo pensando, sentendo parlare César, che ha citato Mark Fisher, stavo pensando che, sempre in relazione a quel testo bellissimo che ha citato César, che è il realismo capitalista, un aspetto che poco spesso viene citato di quel testo è che Mark Fisher ci dice una cosa molto forte. Dobbiamo, che è un po' quello che io ho detto in termini sociologici, cioè dell'istituzionalizzazione dell'opera d'arte, Mark Fisher dice che c'è un problema ancora altro. Cioè se finora noi abbiamo istituzionalizzato le avanguardie, i processi storici di rottura, Fisher ci ammonisce su un'altra cosa. E ci dice: state attenti, perché oggi questo sistema di stasi, lui dice, che è questo sistema di stasi capitalista, di eterno presente che non fa futuri nuovi, crea una cosiddetta precorporazione, cioè viene precorporato, viene modellato preventivamente anche ogni fenomeno che esce oppositivo al sistema. Quindi è anche difficile da dire questo discorso, perché, per esempio, faccio un esempio, perché Fisher parla anche in termini di cultura popolare, proprio per essere diretti, lui dice, per esempio, gli ultimi concerti, album dei Nirvana, una band punk, erano talmente interni alla produzione del sistema musicale che questo aspetto sovversivo era in verità preconfezionato, modellato preventivamente, quindi ci illudeva che fosse un qualcosa di antisistemico che crea futuri. Ovviamente si può essere o no d'accordo sull'esempio sui Nirvana, ho usato un esempio di cultura pop apposta per essere molto diretto, e penso che questo forse sia uno dei nuclei del problema. Cioè se noi vogliamo costruire
dei futuri, dobbiamo stare attenti che il sistema culturale in cui noi lavoriamo, che il sistema politico, sociale, non crei una sorta di grammatica, di linguaggio che addomestica le nostre proposte. E secondo me la relazione col passato paradossalmente può essere molto interessante. Io sono un grande ammiratore di una grande studiosa che è Claire Bishop, che ci dice: stiamo attenti al cosiddetto presentismo, cioè questa stasi permanente di questo presente che non guarda al passato e non costruisce futuri, cioè sta in un presente autosufficiente delle cose. Ecco, per me questo è un grandissimo pericolo, e non per nulla la Bishop ci dice lavoriamo in termini di contemporaneità, ma dialettica. Quindi una contemporaneità dialettica che guarda al passato per costruire nuovi futuri, che non sta ferma, ripeto, nel villaggio del presente. E secondo me questo è veramente uno spunto molto molto forte. Per esempio la Bishop ci dice anche i grandi musei. Noi perché non proviamo a prendere le collezioni passate, storiche, che noi abbiamo, però quelle molto legate alla comunità, per esempio, e attraverso una rilettura di questi segni di opere d'arte che non sono, come diceva César, solo il prodotto egoico del singolo artista, ma sono il prodotto di un contesto sociale, di una storia sociale dell'arte. Perché non prendiamo questi elementi del passato per leggere il nostro presente, ma guardando al futuro e ridefinire un possibile futuro? Ecco, io penso che in questo momento, grazie appunto a tutta una serie di spunti teorici molto forti che ci danno un'idea anche molto interessante di relazione tra passato e futuro, ci possono veramente aiutare a guardare e avere delle nuove visioni. Poi, sotto tanti punti di vista, perché appunto c'è chi come la Bishop parla appunto di contemporaneità dialettica, Fischer invece parla in modo diverso, ma vede equamente la visione del passato come generatore di futuro, perché Fischer ci dice, perché Fischer ovviamente viene da un clima underground, da un clima oppositivo al sistema, dice: se io non ho un passato da abbattere, e quindi se io non considero grande il passato e voglio abbatterlo, non posso avere un'idea di futuro. Infatti dico che rilevo come molti teorici d'oggi stanno vedendo una sorta di nostalgia del modernismo, cioè di quella visione del modernismo che aveva come elemento sano, positivo, l'utopia, anche, ripeto, a volte esacerbata, violenta. Tutti noi, voglio dire, abbiamo letto i manifesti di Marinetti che in modo provocatorio chiedevano di cannonare Venezia e le sue bellezze. Ecco, ovviamente è una provocazione in questo caso, però dovremmo, con la consapevolezza della lettura del passato che abbiamo oggi, avere anche un po' di quella sana utopia modernista che ci dava la voglia di costruire futuri nuovi. Grazie Carlo. Puoi raccontarci solo alcuni aneddoti della collaborazione direttamente con gli artisti, anche perché in questa cosa mi interessa molto nel rapporto di, come ti chiedevo all'inizio, tra critica e creatività dell'artista. Sì, ma allora, a parte che voglio fare un discorso anche di metodo, se posso, nel senso che prendere 19 artisti contemporanei e chiedergli di trattare un mito che, insomma, nel parterre degli ospiti di oggi, insomma, tutti noi sanno, ci sono anche studiosi che sanno ancora meglio di me quanto, per esempio, una declinazione con un mito come quello di Dane è stata presente nei secoli e, onestamente, anche di fronte a una forza iconica come modelli come quelli di Tiziano si è un po' arenata a un certo punto, perché quanti hanno ripreso il modello tizianesco? Rimettere degli autori contemporanei giovani, non abituati ad un discorso di complessità dell'immagine e non abituati anche a un discorso iconografico in quanto tale, ho tentato di avere un rapporto con loro tentando di fargli bypassare paradossalmente i topoi iconografici, cioè ho tentato di lasciarli da parte. Quindi devo dire che ho ragionato molto sul metodo
Per esempio, come forse te ne avevo già accennato personalmente, uno degli aspetti su cui sono partito è stato, bene, prendiamo una grande traduttrice antica, abbiamo tradotto 7-8 testi originali dal greco, del mito di Dane, inediti, per dargli quasi degli spunti intellettuali, mentali, per non fermarsi in una cristallizzazione del passato. E poi devo dire che ho pensato che sarebbe stato molto bello farli agire in chiave totalmente antifilologica. E quindi è stato molto bello che, faccio solo qualche esempio molto diretto, una delle autrici, Zdera Dogan, che è un'artista curda, molto importante, che ha una vicenda molto forte, perché lei è una delle maggiori leader e combattenti del movimento curdo di liberazione contro la Turchia, che è stata segregata, picchiata, malmenata in quanto donna nelle carceri di Erdogan, ha voluto proporre un'opera che non era assolutamente una visione passiva del corpo della donna, come spesso Dane è un oggetto del desiderio, ma voleva rileggerla in chiave contemporanea. Cioè, per me Dane oggi si ribella a quello che gli succede, è un elemento politico forte di questa contemporaneità, e quindi mi ha portato un quadro appunto che voleva assolutamente testimoniare la sua vita, l'oggi. E la stessa cosa ha fatto, per esempio, un'altra artista albanese, Iva Lulashi, che anche lei non ha voluto farci vedere una Dane remissiva, ma una Dane che con il suo sguardo sfida lo spettatore. John Berger, in un suo testo abbastanza noto, Way of Seeing, ci diceva appunto come il corpo della donna nella pittura del Cinquecento presentava sempre dei soggetti che non agivano nello spazio narrativo in cui erano inseriti, ma erano solo per compiacere lo sguardo voyeurista esterno. Ecco, per esempio, questa pittrice ha risposto con l'esatto contrario, come ha fatto un altro autore, Fogarolli, ha sovvertito lo sguardo tra chi è osservatore e osservato. Ecco, per me lavorare sulla relazione col passato oggi è un fattore anche estremamente sociale e politico. Il punto focale della mostra non era assolutamente un discorso elitario tra un nucleo di studiosi o un nucleo, ovviamente un nucleo di studiosi ha prima fatto un bagaglio di conoscenze, perché per la mostra, prima della mostra, una rivista abbastanza importante che si chiama Engramma, la rivista warburgiana dello UAV, ha prodotto un intero numero inedito di studi sul tema per dare agli artisti una sorta di guida intellettuale, una sorta, appunto, dico, cassetta degli attrezzi, per cui poi però esprimere l'aspetto politico e sociale, anche sovversivo, che si cella dietro al mito. Grazie, Carlo. Grazie. È bello questo intervento tuo anche nel rapporto tra cultura letteraria e creatività artistica e immagine, no? Trovo molto interessante questo analisi che citavi della Bishop e questo passato futuro, mentre il presente appunto viene quasi non è fonte di immaginazione, quasi non crea immaginazione il presente, è quasi come un dato di fatto, per quanto in questo momento il presente, se lo mettiamo in relazione con la realtà, il senso del reale in questo momento è in parte minato, perché c'è quasi una perdita della realtà a favore della virtualità, no? Pur presente, e l'immagine sta iniziando a prendere anche come la nostra rappresentatività stessa è quella di persone che si vedono attraverso dei piccoli pixel, dei quadrettini, insomma. Quindi abbiamo un'immagine virtuale che è interessante analizzare. Per quanto riguarda l'impegno sociale, che pure citavi tu, Carlo, nell'arte, volevo chiedere a Elisabetta Panemiglio, anche in rapporto con questo mito della Dana, in rapporto alla sua
presentazione, nella sua biografia, ripeto, avevo introdotto all'inizio, lei si definiva come artista che aveva, come regista e autrice, che aveva creato appunto, scusatemi, realizzato lavori tra finzione e realtà. E questa è una caratteristica che ho visto molto anche in Cesar, l'analisi del documento come realtà. I suoi lavori stanno tra l'opera d'arte e il documentario, no? In qualche maniera. Quindi è quello sguardo di cui parlava Alessandro, attento alla realtà. Tu come ti colloghi rispetto a questo e anche rispetto a quello che è poi l'impegno sociale che devono esprimere, secondo penso devono esprimere gli artisti? Intanto io mi definisco una narratrice perché ho iniziato dalla scrittura e poi mi sono trovata a lavorare nel cinema. Non mi definisco artista perché non so, non ho molto... Ho molto pensato sul valore da dare a questa parola. Credo che nella mostra di Cesar ci sia molto anche del narratore, perché anche Cesar è un grande narratore e dietro i suoi lavori astratti c'è molto racconto e molto racconto sulle periferie, sul confine. Infatti mi è molto piaciuto quello che diceva Alessandro Zuccari sulla periferia, perché a quello vorrei arrivare, perché credo che il futuro sia molto lì, nel confine, nella periferia. È una scelta che però in qualche modo viene anche da sola. Io non sono attratta, e anche nei lavori che abbiamo fatto con Cesar, non sono attratta da ricostruire in finzione un qualcosa che anche esiste, che sarebbe il modo poi di stare dentro la grande circolazione, la grande distribuzione del cinema. In realtà io vado, il mio sguardo è sempre attratto da un qualcosa che è un po' nascosto, e infatti con Cesar abbiamo un po' inventato un modo di raccontare che all'inizio ci inquietava. Mi ricordo quando appunto abbiamo fatto Motoboy, che siamo stati al Festival di Torino, e quando l'abbiamo visto nel grande schermo, in mezzo a tanti documentari puri, come si chiamano, ci siamo sentiti anche noi un po' smarriti, perché avevamo fatto una cosa un po' diversa, ecco, dove si passava dalla ricostruzione della realtà a una finzione vera e propria. Quindi abbiamo fatto un'opera impura, in qualche modo. E ecco, Senza Terra è il primo lavoro che abbiamo fatto di questo tipo. Quando Cesar mi ha invitato a partecipare a questo evento, e mi ha detto: parliamo di quello che di cosa c'è oltre il futuro. Io sono rimasta un po' smarrita, perché in questo momento io non riesco a pensare in questi termini, a cosa c'è oltre il futuro. Perché credo che poi nel futuro galleggino le nostre speranze, ma galleggino anche le nostre paure, no? Questo è un momento in cui siamo costretti, perché non abbiamo scelte e dobbiamo farlo per senso civile, a vaccinarci tutti, ma stanno iniettando nel nostro corpo un qualcosa che non sappiamo quale effetto avrà nel futuro. Quindi penso che dobbiamo vaccinarci. Cesar mi ha detto: non vedo l'ora di vaccinarmi per tornare alla normalità. E io invece ho molta paura, lo farò perché penso che si debba fare, però... E questo quindi non mi spinge a pensare al futuro, anche perché il tempo veramente non esiste, e non esiste in assoluto, perché prima sentivo che parlavate, Carlo Sala parlava di giustamente memoria, passato, presente, ma in realtà il presente già nel suo essere presente si consuma, e quindi è già passato, il passato non c'è, il futuro lo sappiamo, non esiste, quindi il tempo è un'astrazione. E la prima cosa che ha cambiato questo evento pandemico è stato proprio il senso del tempo, no? Perché c'è un tempo che è più materico, meccanico, si può frazionare, dividere, e
quel tempo è stato stravolto perché le città si sono fermate, si sono svuotate di produzione, di lavoro, eccetera, ma credo che quello che ci abbia più smarrito è il cambiamento del nostro tempo interiore, no? Che è un tempo non frammentabile, è un tempo più aleatorio, però è il tempo che ci dà i nostri ritmi di vita, no? E il fatto che noi, e questo potrebbe anche essere una cosa positiva, ma il fatto che invece noi ci siamo sentiti svuotati di questo ci riporta a quello che mi pare che Cesar l'altro giorno parlasse degli istanti frazionati, il pointillismo, cioè del vivere normalmente in tanti istanti frazionati, ma senza mai avere una visione dell'insieme. E questo è legato anche al cambiamento dello spazio. Io ho io ragiono un po', penso e parlo per immagini, un'immagine un po' comica e un po' inquietante, che è stato, mi pare, insomma, a metà marzo, quando c'è stata questa cosa di andare a cantare per finestre e balconi, mi pare che fosse Azzurro, e che era una cosa strana, cioè una cosa un po' alienante, inquietante, ma ci costringeva a guardarci dentro una situazione di cui forse non sapevamo, di cui non sapevamo ancora niente. E mi ricordo che io abito in una casa con un grande terrazzo e intorno si affacciano una serie di palazzi. E mi ricordo che sono uscita nel terrazzo, ho visto tutte le persone affacciate che salutavano, chiamavano per nome prima di cantare, persone che magari avevo incontrato per le scale, mi hanno fatto così, e quindi può essere anche una cosa bella, perché sembrava una sorta di epica vicinanza condominiale, ma nello stesso tempo mi dava un'inquietudine, perché era proprio un capire che allora il mio esterno era quello. Io ero fortunata ad avere un esterno che mi metteva in comunicazione, ma era una cosa strana. E su questo si è incastrata un'altra immagine, che è un'immagine legata alla mia infanzia e che poi da un certo punto in poi ho dovuto rimuovere, che è il mio primo ricordo di restrizione. Io avevo una casa di vacanza dove andavo da bambina, insomma da ragazzina, e che era posta alla base di un castagneto. In cima a questo castagneto c'era un carcere, il carcere era ancora funzionante e io avevo una piccola comitiva, e i genitori ci dicevano: non dovete andare perché lì ci sono i carcerati, eccetera. E un giorno ci siamo spinte, invece io e altre 6-7 ragazzine, siamo spinte verso la sommità del castagneto e siamo arrivate al carcere. E mi ricordo queste immagini con queste finestrelle piccole dove non si vedevano braccia perché erano alte, ma si vedevano mani che chiamavano nomi, Maria, così. Ed era un'immagine davvero inquietante. E in questo momento, si è incastrato sull'altro. A me è sembrata una cosa assurda, no? Perché dico questo? Perché comunque lo spazio e il tempo non hanno senso se non hanno un punto dove andare, un punto dove arrivare, e soprattutto se non sono legati alla libertà di scegliere come passarli. E questo evento pandemico per noi forse è anche un'opportunità, anche se ormai c'è la banalità e il luogo comune di dire come ne usciremo, meglio o peggio, forse ne usciremo peggio, oppure è un po' un luogo comune questo, no? Però io credo che chi fa questo lavoro di raccontatore, dico, non raccontatore, deve in qualche modo creare un qualcosa che non abbia una pura funzione estetica, e su cui mi pareva che tutti foste d'accordo, però io mi rifaccio invece alla semiosfera di Lotman, che è un concetto che ultimamente mi piace molto e su cui lavoro anche, no? Adesso sto portando avanti un nuovo progetto e ci voglio lavorare. Allora, Lotman legge, è uno studioso di semiotica che forse conoscete tutti, e lui dice che appunto la cultura ha la capacità di registrare nuovi eventi, ma anche la capacità di creare nuovi eventi, e concepisce la semiosfera. E la semiosfera è un fenomeno, una rivoluzione, una novità, se isolata, se anche che sia rivoluzionaria e che porti in qualche modo delle grandi miglioramenti, non ha senso, perché deve essere in comunicazione con le altre, cioè, e quindi la semiosfera è un insieme di universi comunicativi che hanno relazione fra loro.
E all'esterno della semiosfera c'è uno spazio e ci sono altre semiosfere. Qual è la zona preziosa dove agire per creare? È proprio il confine, la periferia, perché la periferia è un bordo poroso dove tutto può succedere, la rivoluzione. E la rivoluzione può succedere perché è il confine del dialogo con l'altro, con quello che c'è fuori. E quindi questo vale per il tempo, per il passato e per il futuro, e vale per lo spazio. Quindi è vero che è una cosa che poi con Cesare abbiamo fatto quasi istintivamente nei lavori, almeno nei lavori che abbiamo fatto insieme, ma che poi ho continuato a fare isolatamente, anche lui con questo, è il fatto di andare a guardare, leggere il non detto e guardare lì dove nessuno posa lo sguardo, perché è lì che può avvenire la rivoluzione, e la rivoluzione è dialogica e libera. La rivoluzione è un qualcosa che si attua solo nel confronto con l'altro, con l'accoglimento del diverso, ma non con l'accoglienza. Ma l'accoglienza non avviene se i due universi sono troppo separati, e quindi ci sono i meccanismi di traduzione che avvicinano. E quindi noi non possiamo sperare di fare una rivoluzione che abbia un senso se in qualche modo non teniamo presente anche il centro identitario, che è un centro più chiuso, non permeato. Però quello che è quello che però porta a tradurre l'altro in termini che per cui possa venire accolto. Ecco, forse non ho risposto alla tua domanda, però volevo un po' mettere insieme tutto quello che ho sentito dire dal punto di vista filosofico. Allora, secondo me noi in questo momento, noi che facciamo questo lavoro sulla cultura, siamo proprio in una fase di semiosfera dove possiamo sperare di cambiare, perché non è la pandemia che ha portato appunto non è stata la pandemia a portare questa cosa di cui parlava all'inizio Cesar, che era l'autoreferenzialità, il sentirsi sempre in qualche modo protagonisti, il non sapersi mettere dietro un progetto, perché secondo me per fare questo lavoro, adesso io parlo del mio lavoro e del lavoro di Cesar che porta in parallelo insieme all'arte, alle mostre, eccetera, bisogna essere capaci di empatia, che vuol dire sapersi mettere dietro un progetto e non volersi vedere, che è più tipico dell'artista o quantomeno di chi si autodefinisce artista, il fatto... No, non sei d'accordo? Scusami, non sono molto d'accordo sulla definizione di artista come non empatica. Scusami se ho avuto questa impressione, ma è venuta spontanea. Secondo me l'artista è principalmente, non a caso Cesar lo trovo un artista, lo trovo una persona estremamente empatica, capace di entrare... No, ma non voglio dire che sia... Era però... Ma capito... Cesar non è l'artista tipico però, eh? Cesar è un po', perché diciamo che, ma non è solo l'artista, è chiunque si voglia riconoscere e vedere la sua faccia nel lavoro che fa, perché a volte, almeno lì dove io, ma ci sono anche una serie di colleghi, io sono un po' fuori diciamo da quello che è, però... Poi bisogna vedere che cosa si intende per arte, no? Però secondo me... È una questione di uso di parole, di definizione. Esatto. Cioè, il tuo concetto di base andava benissimo, poi chiaramente è una questione... Ma una cosa su cui insisto, che se tu decidi di posare l'occhio su certe realtà, devi essere capace di metterti dietro il progetto e non voler essere riconosciuto in quanto autore, capito? È proprio io ho sempre fatto cinema d'autore, ma in realtà sembra una contraddizione, ma è così. Io non voglio essere riconosciuta in quello che faccio, capito? Io voglio mettermi dietro il progetto. E guarda, il mio ultimo film, no, non è il mio ultimo, il mio penultimo film è un film che io ho fatto su un giornalista che si è ammalato improvvisamente di sclerosi multipla, e quando l'ho conosciuto lui
aspettava l'arrivo della cannabis terapeutica, di un farmaco a base di cannabis, e doveva arrivare dopo un mese. E lui aveva visto alcuni miei film e ha detto: ah, perché non fai un film su di me scherzando? Io l'ho preso in parola, ho preso due telecamere, neanche mi sono cercata la produzione, eccetera. Sono partita, sono andata a casa sua. Invece di un mese sono stata lì 2 anni, perché il farmaco, ovviamente, essendo a base di cannabis, non arrivava, costava molti soldi, eccetera. Sono rimasta lì e sono dovuta sparire. Capito? Perché comunque poi a volte volere rivedersi in quello che fai comporta una sorta di pornografia di immagine, capito? Non in senso classico, ecco. Quindi io in questo senso dico, e Cesare è uno che lo fa, fa molto questo nei suoi lavori di cinema, anche nei suoi, anche se è riconoscibilissimo, è riconoscibile. Capito? Ma non c'è una volontà, evidentemente la sua è una coerenza, no? In quello che racconta, perché anche i lavori artistici che fa Cesar sono molto il suo tratto è molto riconoscibile, no? È una questione, adesso ti do subito la parola, Alessandro, scusami, è una questione di consapevolezza del fatto che l'occhio che guarda, l'occhio della telecamera in questo caso, o comunque lo strumento di ripresa, non è mai neutro, come il mezzo di trasmissione non è mai neutro, quindi il linguaggio, chiaramente lui inserisce il suo segno nella modalità che manipolazione dell'immagine, che viene poi manipolata, perché c'è un mezzo di trasmissione in qualche maniera, sì, che non può essere neutro. Parlo dell'intenzione. Quindi, se accetti, certo, questa non neutralità dello sguardo, devi a quel punto tratteggiare totalmente un segno. Questo è, però forse Cesar ce lo spiegherà meglio. Ma non esiste poi la neutralità non esiste, perché già che tu scegli di mettere la macchina da presa in un punto piuttosto che in un altro, già quella è una scelta. Però io penso che nell'intenzione, se vogliamo appunto che questi lavori abbiano in qualche modo un senso, perché poi forse è giusto quello che dice, quello che su cui tutti eravate d'accordo, che chi ha la possibilità di fare questo lavoro lo debba fare in modo che serva, come il grande progetto che hanno fatto con per Sant'Egidio, eccetera, e che comunque aveva una finalità ben precisa. Secondo me, comunque, in questo caso è importante sapersi mettere dietro il progetto. Sì, sì, la narrazione, chiaro, lo sguardo non è neutro. Il contenuto rimangono fondamentali nell'espressione artistica. Alessandro, chiedo scusa, sì, perché vi devo salutare, perché purtroppo ho un appuntamento alle 8, come Cesar sapeva. È stato molto interessante e vi ringrazio molto. Tra l'altro è vero, la neutralità non esiste e forse bisognerebbe utilizzare questo tempo per capirlo di più, ma non solo l'artista non è mai neutrale, nessuno è neutrale, e l'acquiescenza è una scelta, è una presa di posizione, non è nessun essere vivente neutrale, addirittura dico paradossalmente, nemmeno le altre creature. Quindi figuriamoci noi che dovremo essere esseri pensanti. Quindi questo, e l'arte non può restare neutrale. La pretesa di neutralità, questo mi sembra anche un filo rosso che Cesar tiene presente. Lui, d'artista di confine, nomade, ci sono tante definizioni che potrebbero caratterizzarlo, e non vuole restare neutrale. Questo già mi sembra una delle prospettive del futuro. Del resto, la grande tradizione artistica, io sono contento di aver ascoltato Carlo Sala, perché io sono stato molto sintetico e anche un po' tranchant, nel senso che sembra che abbia saltato a piè pari la possibilità di un rapporto dialettico col passato, che invece mi piace e mi interessa molto. E per questo ho ascoltato molto piacere quello che Carlo ha detto. E, tuttavia, questa dimensione dialettica deve trovare un punto di coagulazione. Questo mi sembra. Cioè, la creatività dell'artista è questa: creare il linguaggio, il modo
per coagulare è una condensazione che diventa una scelta di non neutralità. Io mi scuso tanto, vi ringrazio e vi saluto e ci vedremo molto in futuro. Grazie Alessandro. Grazie. Grazie. Però la neutralità, scusami, la neutralità è un'altra cosa rispetto al, cioè è giusto che uno debba prendere posizione, se no non avrebbe neanche senso fare questo lavoro. È chiaro che già scegliendo che cosa vuoi raccontare, prendi una posizione, no? Io parlavo invece di intenzione, cioè di essere capace al momento opportuno di mettersi dietro al progetto, soprattutto se è un progetto che ha delle valenze socio-politiche, specialmente in questo momento, più che mai. Possibilmente meno egocentrici o di non fare dei discorsi solipsistici, intendi questo? Sì, come, in questo senso. Questo senso. Nell'intenzione. Io personalmente vedo una grande empatia negli artisti, almeno in quelli che, con cui lavoro, ed è proprio su questa empatia, sulla capacità di mettersi in relazione con l'altro. Certo. Nascono delle opere d'arte che hanno senso di essere per me trasmesse, però può essere che sia la linea della mia galleria e non quella di altri pur esperti galleristi o operatori nel mondo dell'arte. Però ecco, questo rapporto tra documento, realtà, finzione è molto interessante, e trovo molto interessante il punto di vista di cercare di essere quasi neutrali rispetto a una, anche se è solamente una tensione e non è realizzabile, rispetto alla storia e al racconto, che diventano fondativi dell'opera, che può essere opera narrativa, opera letteraria, il racconto di cui tu fai centro nel tuo essere autrice, no? Quindi il racconto spesso, specialmente nel lavoro che facciamo noi, è un percorso e si finisce di scrivere da solo. E io per esempio sono una che, venendo dal mondo della scrittura, scrivo tutto, anche i documentari, anche come iniziano e anche come finiscono. Ma spesso è successo anche con Cesar che dei documentari si scrivessero la fine venisse nel percorso, capito? E quindi io ho bisogno di scrivere, però poi questo vuol dire mettersi dietro al progetto, essere disposti a rinunciare a un qualcosa che tu avevi progettato rispetto a quello che succede poi nella realtà, perché poi alla fine un film è un viaggio, un film è... di essere come l'acqua, un po' fluido in qualche modo. Sì, un po' fluido, quindi... Cesar, che dici tu di tutto questo? Poi, scusatemi, la riunione è stata un po' anarchica anche nelle mie domande. Io sono felice che voi abbiate preso e non rispondete all'una o all'altra, ma perché è un dialogo, un incontro tra di noi, non è una conferenza in cui tutti vengono con la propria narrazione pronta in qualche modo. Che dici? Infatti, è stato tu mi hai preso, non mi aspettavo sinceramente, mi hai preso dispreparato. Se mi chiedessi cosa hai mangiato oggi, avrei detto su No Placements e Fish. ho trovato interessante questo sviluppo. Io volevo chiedere Elisabetta, non ho capito la fine, forse è mancato la conclusione del tuo pensiero parlando della semiosfera, che è molto interessante, e questo lavoro di confine che noi abbiamo lavorato e che e tra l'altro c'è il film qua o nel mio Vimeo o anche nella galleria di Senza Terra, che è proprio la semiosfera esistente insieme. C'è un link di Beloved Ones sia nella galleria che abbiamo fatto con Sala, nella galleria, che nel mio Vimeo, e pure di io un altro, questo lavoro fatto con la comunità di Sant'Egidio, tra cui è stato Zuccari che ha fatto la curatella qua di Venezia,
questa era del Maxi, e poi c'è stato un altro sviluppo di questo libro, Inclusion, Exclusion, tutti su Amazon. C'è la questione del Brasile che ogni tanto... No, lo volevo concludere. È senza terra. Io non ci guadagno. No, volevo che tu concludesse la semiosfera. Allora, ci ho pensato alla semiosfera, che è un concetto che mi piace molto, perché in questo momento noi siamo al confine della semiosfera, no? Perché e senza terra è in qualche modo, lui è un senza terra esistenziale, quindi rimane tutta la vita nel confine. E nel confine che può succedere? Che tu in qualche modo rinunci a fare la rivoluzione e ritorni verso il centro identitario, perché appunto essendo un bordo, altrimenti invece riesci a in qualche modo a mettere in comunicazione con l'extrasistemico e l'altra semiosfera. Che vuol dire? Che comunque, voglio tornare a... ho iniziato con la pandemia, di cui forse non bisognava parlare, però che comunque solo nell'incontro con l'altro, no? Solo nel confine dove è possibile l'incontro con l'altro si può arrivare a creare una nuova cultura attraverso anche dei meccanismi traduttivi, perché altrimenti se c'è una separazione totale è difficile, no? Che si riesca a far entrare in un ambito chiuso identitario un qualcosa che è troppo diverso. Capito? Quindi anche adesso lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, che solo nell'incontro con l'altro, che non è l'altro il nostro vicino, ma è l'altro quello che è diverso, i paesi, la pandemia non è stata per niente democratica, come tutti dicono, perché è stata democratica nel senso che sì, si è sparsa nel mondo, ma non è stata democratica, lo stiamo vedendo adesso con i vaccini, con quello che succede, no? Quindi io dico che questa attenzione all'altro, che tra l'altro tu hai nelle tue opere filmiche, eccetera, è importante, ma devi sempre tenere conto di un qualcosa che sia decodificabile anche dal centro identitario originario, perché se no non si trasforma in realtà, non si trasforma in cultura, non si trasforma in elemento rivoluzionario, che è un po' anche quello che diceva sul passato, il presente, il futuro. Comunque noi siamo, viviamo in una realtà che è fluida in qualche modo, no? E quindi non è che si può partire a creare il nuovo. La creatività è legata alla libertà, ma è legata anche a un qualcosa da cui partire, da un punto di arrivo e un punto di partenza. Sì. Mi sembrava un'immagine... No, a questo proposito c'è un secondo, non so se mi ricordo, Alva Noè, un teorico, che lui scrive che dai studi neuroscientifici noi riusciamo a avere la percezione di noi stessi solo in movimento e in relazione all'altro, no? Esatto. In relazione alle cose, pure qua, stare in questo pianeta fisicamente, noi e la pandemia, il lockdown ci ha bloccato. Qui chissà, tutta la l'altro giorno ho visto nel giornale che dagli anni 90 ad oggi la coscienza dell'intelligenza è diminuito dell'umanità, perciò forse perché siamo sempre mediati da uno schermo qua, tutti i nostri rapporti. O perché tutto l'immediatismo. L'altro giorno un amico mio, artista, ha detto: Cesar, YouPorn ha tolto la creatività nel sesso delle persone. Tipo, è una cosa dove tutto questo bombardamento di informazione ci serve un po' a appiattire la cosa. No? E chissà, questo lockdown, ci sono questi teorici della cospirazione come David Icke e molti altri che dicono che questo è stato un'idea dei 100 miliardari del mondo di modo a sopprimere un po' la classe media pensante e lasciare un po' isolato, in modo di poter sempre avere più profitto e più manipolazione delle masse, più controllo, no? Non lo so,
solo per tornare, questo è una parte. La seconda parte che volevo dire mentre parlavate, ma non ho voluto interrompere, c'è Fridtjof Capra, credo, che stavo in quel suo vecchio libro, Il Tao della Fisica, dice che il tempo non è più lineare, ma sì, è verticale. Tutto sta succedendo adesso, nel presente, passato e futuro. Questo pure trovo un'idea molto interessante e anche un'idea che abbiamo sempre fatto, anche pure in Senza Terra, che potete vedere, che il presente, passato e futuro è come se fosse un eterno presente. E questo mi viene le parole di Sala, è molto, molto interessante, però sono ancora con più dubbi di quando ho cominciato questo discorso di prima. Dove andiamo? Non ci sono le risposte, tu guardi, cioè non esiste una risposta così semplice e tu ti indaghi. L'averle le domande è già una scelta artistica interessante e giusta, se è corretta, e contemporanea. Che dici, Carlo? Ma allora, stavo facendo solo un'associazione mentale velocissima, perché sentendo i vari interventi, anche Elisabetta che parlava di l'artista, il regista che si mette dietro a un certo punto, cioè, mi sembra che sia veramente quello che chiude il cerchio questa considerazione, cioè, nel senso che César, paradossalmente, quando tu gli hai chiesto qual è l'artista del passato che ti ha condizionato, invece è vero, ha scelto un artista iconico come Beuys, però al tempo stesso ha scelto uno dei primi artisti, soprattutto il massimo teorico di quel momento storico, della cosiddetta sparizione dell'autorialità dell'artista, cioè nel periodo storico in cui si parlava, cioè Beuys era l'artista che negli anni 70, dagli anni 60 e 70, diceva siamo tutti artisti, voglio dire, come provocazione, cioè per dire oggi fare arte è un processo di un'intelligenza diffusa, cioè di una democratizzazione dell'arte, della sovrapposizione tra arte e vita. Quindi, insomma, tutto questo discorso torna davvero molto. E poi, sempre per riattaccarmi in modo random ai vari discorsi, anch'io penso fortemente questa idea di periferia come elemento anche proattivo di cambiamento. Ricordo che, per esempio, anche un grande curatore che ha inventato grandi modelli anche espositivi diversi come Hans-Ulrich Obrist ricorda spesso che uno dei grandi spunti teorici che ha avuto per realizzare certe tipologie di mostre era, per esempio, che non è proprio la periferia ma è molto simile come concetto, era il pensiero dell'arcipelago di Edouard Lassalle, il poeta e sociologo, cioè questa idea che quando noi facciamo cultura non dobbiamo essere una placca continentale, ma dobbiamo essere un arcipelago in cui dai propri confini è aperto e permette la fusione, lo scambio, anche il disfacimento della propria identità talvolta, lo dico in modo un po' brutale, insomma, c'è questo bellissimo saggetto che è uscito contro l'identità qualche anno, di François Julien, il sinologo, qualche anno fa, in cui ci invita non ad abbandonare le nostre identità. Il titolo è un po' brutto nella traduzione italiana, è molto fuorviante, però ci dice, ricordiamoci che nell'arte l'identità è un processo mutevole, fluido, liquido, magmatico, in cui appunto non deve essere solo il centro fisso, ma deve piano piano modificarsi. E l'ultima cosa che mi viene da dire, e poi mi taccio, che forse uno degli aspetti del lavoro di César che mi interessano di più, è stato parlato di bilico tra realtà e finzione, di alcuni elementi ricostruiti ed altri che hanno un legame con la mimesi, con l'accadimento, con la fattualità, e che queste due cose si sovrappongono, forse quello che mi interessa molto, ed è forse l'aspetto più attuale che io trovo del suo lavoro, è che
è un lavoro che estremamente è assolutamente disinteressato, appunto, che un'immagine, un contenuto sia vero o falso nella sua fonte originaria, perché è un contenuto che innesca processi sostanzialmente. E a me sempre di più interessano quegli autori, ma anche i fruitori, coloro che leggono le immagini attraverso il filtro del processo, della decostruzione. È stato detto che non esistono dei contenuti neutrali. Tu giustamente, Federico, hai detto sì, non esiste un'immagine, un'opera d'arte neutrale, ma non esiste neanche un canale di veicolazione neutrale. Quindi oggi essere artisti, dal mio punto di vista, non deve essere l'artista solo colui che porta appunto una verità, a parte che sarebbe anche antistorico, ma è un qualcuno che invece sa guardare in modo molto forte a tutti questi processi che toccano i contenuti. È brutto e quasi violento dirlo, ma nel momento che un qualsiasi contenuto culturale viene rilasciato, specie le immagini, nell'iconosfera globale, anche solo per il tipo di fruizione che può andare dal museo allo smartphone, alla strada in cui lo vediamo anche con il corpo, è soggetto a tutta una serie di risignificazioni continue. Quindi porsi di fronte a un magma culturale, a un prodotto culturale o a una semplice immagine, anche vernacolare, senza alcun valore, per leggerla fino in fondo, dobbiamo ricordarci appunto che ogni medialità, ogni veicolazione non è mai neutrale, ogni modo di rileggerla non è mai neutrale. E quindi, in definitiva, lo sguardo ingenuo e la percezione cognitiva o anche culturale verso qualsiasi fattore non esiste sostanzialmente. E quindi complica molto il tavolo del gioco. Sì. Dopo mi puoi ripetere il libro che citavi sull'identità, la traduzione? Sull'identità. Contro l'identità, François Julien, in Audi, ritengo 2017 o 18. Lo trovo molto interessante. Io personalmente ho un punto di vista in cui, però non avendolo letto adesso non posso criticarlo, proprio per il titolo che dicevi tu stesso, è un po' infelice, però da un certo punto di vista concettuale mi sembra che questa fluidità nel magmatica delle immagini, del senso, sia un po' un rispecchiare anche i fenomeni che minano il senso di identità personale. È vero che dà una maggiore libertà, noi possiamo avere degli avatar che sono dei più vari, no? Oppure diamo di noi stessi un'immagine che è sempre però più distorta rispetto a quella personale e fisica in questo periodo. E credo che tutti questo andare contro l'identità, a volte, se non interpretato come andare contro l'individualismo volentieri, contro l'identità invece ne abbiamo bisogno, anzi subiamo attacchi continui, no? All'identità, all'identità di genere, all'identità a quello che noi sentiamo, no? A favore di una libertà che in realtà crea, secondo me, del bisogno o dei bisogni che sono estremamente favorevoli a un mondo che basa il proprio successo sul consumo e sulla velocità. In questo senso io ho questo atteggiamento invece di cercare di riaffermare l'identità umanisticamente, intendiamo. Certo, no, se posso, Federico, perché avevo detto che il titolo è fuorviante. François Julien ci dice che l'identità, che reputa un qualcosa di grande valore, di importanza storica, non può essere però concepita come un qualcosa di monolitico e statico. Perché le identità monolitiche e statiche sono ideologizzabili, ma nel senso peggiore del termine. Invece
tutta anche la nostra grande cultura europea, faccio un esempio, è frutto di una miscellanea di relazioni con l'altro, con il diverso, con il dissimile, con la cultura diversa, che rafforza l'identità. Quindi lui è favorevole all'identità purché non sia statica, stabile e ferma, ma sia un qualcosa di evolutivo, come ovviamente la cultura. Sì. Certamente. E leggevo nella chat, c'era un intervento di Sandra che chiede, riguardo a quanto hanno detto Cesare e Elisabetta, penso a quel bellissimo concetto di Levinas che è ospitalità. È la chiave di quell'etica verso l'alterità. Non c'è autorità dell'artista, ma capacità di ascoltare le molteplici voci ai confini geografiche, politiche, artistiche e sociali, e di essere impegnate testimoni. Sì, sono assolutamente d'accordo con questo intervento. Se vuoi citare tu, Elisabetta, qualcosa, o Cesare, riguardo a questa che pensavo fosse una domanda, ma mi sembra una giusta affermazione. Magari vuoi commentarla. È sempre in linea con quello che dicevamo prima, cioè il fatto, la periferia è il confine, no? Quindi è quello che dicevamo prima, no? E l'abbiamo detto dal punto di vista filosofico, dal punto di vista letterario, dal punto di vista artistico. Quindi non ci può essere innovazione, non ci può essere realtà, non ci può essere rivoluzione in senso positivo se non attraverso il dialogo con l'altro. Certo. Quindi questo è dal punto di vista, io sono partita da un punto di vista, diciamo, linguistico, no? Che però è comunque valido in questo momento più che mai, perché lo stiamo vivendo a nostre spese, no? Quindi appunto geografiche, politiche, artistiche, sociali, e quindi in qualche modo chi fa questo lavoro e chi è impegnato in questo lavoro deve diventare testimone o fare il lavoro che diceva Cesare. Non basta più solo fare testimone e raccontare, perché il problema è questo. Poi l'impegno che cos'è? Solo raccontare e denunciare, raccontare per denunciare, forse è creare anche qualcosa. Quindi prima mi pare che si parlasse anche di laboratori, è importante pure fare i laboratori, tipo appunto il grande lavoro che hanno fatto con Sant'Egidio, no? Quindi finalizzare comunque il lavoro culturale. La cultura deve stare dentro la società, passando attraverso l'identità, perché un po' questa è proprio la teoria della semiosfera, è questa. Non dice che non si nega il centro identitario. Il centro identitario però è chiuso, no? Non è permeabile, quindi dobbiamo andare a cercare lì, nella frontiera, nel confine, perché è poroso, accoglie. Secondo te sono cambiati i tuoi confini in questo periodo di pandemia? In parte lo hai raccontato dicendo queste finestre che si affacciavano nel cortile interno, no? Quindi il confine è molto cambiato come la relazione, no? Beh, cioè sì, è cambiato. Io sono una, non sono una grande viaggiatrice come Cesa, sono una che ha viaggiato per lavoro, però mi piaceva viaggiare perché la cosa più bella era tornare. Quindi ho sempre detto, mi piace viaggiare perché poi è bellissimo tornare. Adesso mi sento molto in trappola, anche se non demonizzo questo tipo di. Io vivo molto di questo, perché comunque ho avuto paura della malattia e quindi credo. No, cioè, la didattica a distanza è tutto un discorso a parte, perché ma noi non siamo ragazzi che stanno a scuola e che hanno bisogno di interagire. Quindi io trovo tutto questo che io cerco di seguire un po' tutto, però mi sento molto dopo in trappola. Tanto più adesso che dovrò fare il vaccino, ripeto, che è il mio chiodo fisso di questo momento. Bene, vorrei lasciare spazio alle domande, se il nostro pubblico ha qualche domanda da fare attraverso la live, però siamo anche arrivati in un orario abbastanza complicato che comincia la cena un pochettino. Intanto che aspetto se arrivano delle domande, volevo ringraziarvi tutti quanti.
Perché per quanto il nostro dialogo sia stato forse anche disomogeneo, è stato un dialogo vero, nel senso abbiamo trovato mano a mano nel corso dell'incontro anche delle interazioni interessanti, pur partendo, come dicevo, da qualcosa di non preparato a tavolino prima, e questo è grazie a questo atteggiamento molto libero di Cesar che ci ha messo insieme. Quindi grazie ancora a te, Cesar, per averci riunito con sensibilità e punti di vista anche differenti. Mi piace. Vabbè, invito alle persone, a tutti che ci ascoltano, a darmi delle risposte. Dove andiamo? Dove stiamo andando? Perché io voglio sapere se qualcuno è un po' più matto il sufficiente di azzardare una cosa un po' più. E per parlare pure di immaginare qualcosa di concreto per il futuro, no, volevo dirvi che io e Federico stiamo mettendo a punto la terza puntata con artisti. Sarà una decina di artisti contemporanei, nostri colleghi in varie parti del mondo, molti di loro che pure sono stati nomadi pure loro. Per la prossima settimana, venerdì, sempre alla stessa ora. Approfitto di chiedere a Carlo un aiuto anche nell'indicarmi magari qualche artista che potrebbe partecipare, di quelli con cui ha lavorato ultimamente, che magari se la senta di dare una risposta a questo dove stiamo andando. Chiaramente sarà molto più corale, probabilmente ancora molto più frammentata nella serie di interventi, però credo ne uscirà qualcosa di molto più creativo, forse meno analitico, ma molto, molto attuale e con uno sguardo ancora più proiettato verso il futuro. Sono felice che abbiamo guardato e riannodato in qualche maniera abbiamo avuto questo sguardo verso il passato e l'importanza che ne abbiamo dato grazie all'intervento del professor Zuccari e di Carlo in particolar modo. E niente, vedo che non ci sono domande. Io ho una domanda. Dimmi. Carlo, che ne hai visto la mostra? Che ne pensi? Allora, no, mi è un po' quello che ti ho detto prima nella risposta sui processi. Cioè, mi ha colpito molto il lavoro video che tu hai rilavorato, appunto, questo lavoro che hai novellato per la mostra. Mi ha colpito molto questo aspetto molto forte, che più che creare un'opera compiuta, hai creato un dispositivo visivo che mette in crisi tante cose e apre tante possibili vie, tante possibili finestre. A me questo tuo lavoro, io sono sempre un grandissimo diffidente degli autori che si occupano di arte politica che hanno una ricetta troppo semplice. Invece è un lavoro che io ho molto apprezzato perché non mi fornisce alcun tipo di verità, ma è un lavoro che mi implica di avere una persistenza dello sguardo e dell'attenzione per ritrovare una complessità nell'approcciare le cose. E quindi lo trovo proprio un vero dispositivo che mi obbliga e mi impone a non accontentarmi di quello che ho visto. E anzi, ti faccio un complimento che può sembrare strano: io apprezzo delle opere d'arte politiche che sono sanamente, e può sembrare strano quello che ti sto dicendo, inconcludenti, nel senso che nel momento che io mi alzo, penso che quell'opera è un fattore connettivo a pormi tutta una serie di dubbi, e questo me l'ha lasciato sotto ogni punto di vista. Bene. Boh, qualcuno vuole fare le ultime considerazioni? Questa è una bellissima chiusura.
anche se... Grazie. Questo... Adesso poi la trascrivo e la mettiamo come didascalia all'opera quasi. No. Okay. Quindi, grazie. Qual è, quando sarà il prossimo appuntamento, Cesar? Venerdì 28 alle 18.30 italiane, alle 13.30, non ho ancora pranzato, del Brasile, alle 11.30 di New York. Benissimo. A seconda di dove ci troveremo, ci adegueremo. Sì. Troveremo sempre a caso, purtroppo. Grazie a tutti e speriamo anche di trovarci presto per in convivialità per celebrare questi incontri così interessanti, magari appunto approfittando della fine di questo lockdown. E spero, Cesar, di vederti veramente prestissimo in Italia. Ti aspettiamo in tanti. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie Carlo. Grazie a voi, buona serata. Ciao Cesar, ciao Federico. Ciao.